È finita così con la Jesina a raccogliere gli applausi dei propri sostenitori per il primo successo stagionale, con i giocatori del Giulianova a testa bassa a rapporto dai propri ultra amareggiati per la pessima figura offerta. Non un solo tiro in porta per i giallorossi, che hanno ancora una volta sfoderato l'ormai classica prestazione da trasferta. L'1-0 con cui i marchigiani hanno chiuso l'incontro è persino bugiardo, perché i padroni di casa hanno sfiorato a più riprese il raddoppio. E non è un caso che il migliore tra gli ospiti alla fine è risultato essere il portiere Di Piero. I Leoncelli, che in settimana hanno affidato la panchina all'esperto Sauro Trillini, hanno iniziato subito a testa bassa e anche con un certo ordine, nonostante le pessime condizioni del manto verde del Carotti. Cruz, Pereira e Villanova sono in giornata di grazia, già al sesto potrebbero far male, ma l'azione viene fermata per un offside di Cruz, che per la verità appare più che dubbio. Il vantaggio la Jesina lo trova al 13° con un bel pallonetto di Villanova dopo l'ennesima infilata della retroguardia giuliese. Poco filtro a centrocampo e grosse difficoltà sugli esterni per la truppa di Federico Del Grosso. Nel Giulianova si fa male Di Paolo a metà tempo, dentro Vitelli. Ma è la Jesina a sfiorare il raddoppio piuttosto che il Giulianova il pareggio. È super Di Piero nella deviazione sulla rasoiata di Picozzi dopo una palla allontanata male dalla retroguardia. A fine primo tempo Del Grosso prende la via degli spogliatoi piuttosto contrariato, ma nonostante la strigliata la truppa giuliese torna in campo a scarto ridotto. Verruschi, acciaccato tra i locali, resta in sala massaggi, dentro Maggioli che a turno chiude bene su Fioretti e su Vitelli. La Jesina, attratti dall'impressione di arretrare il raggio d'azione per poter colpire di rimessa, e in più di una circostanza Cruz e Villanova mandano in affanno la retroguardia ospite. Enrico, con una bordata da fuori, fa correre un brivido a Di Piero. Notte fonda per il Giulianova al minuto 24, quando Gueye con un'entrataccia rimedia il rosso, e poco dopo è la parte superiore della traversa a negare il gol ai locali sullo splendido tiro di Barchiesi. L'incontro si chiude con i marchigiani in avanti, legittimando il vantaggio, 3 punti che consentono di abbandonare l'ultimo posto in classifica e di guardare al futuro con una maggiore speranza verso quel traguardo che si chiama salvezza, ad oggi ancora irraggiungibile. Per il Giulianova, martedì, alla ripresa degli allenamenti, si profila una faccia a faccia tra il tecnico Del Grosso e i suoi giocatori. Una gran risposta, perché comunque dovevano dare una risposta, perché o ci siamo o non ci siamo, quindi era, non l'ho detto a loro, però non dico l'ultima spiaggia, però un risultato brutto oggi chiaramente minava ancora l'entusiasmo, che non si deve mai perdere, però è chiaro, nel calcio si vive di risultati, i risultati ti portano a credere, e oggi ho chiesto che non doveva scottare la palla, in certi momenti ha scottato, però abbiamo fatto anche delle buone giocate. Dopo, chiaro, se non, come dicevo prima, ci sono state occasioni anche per chiudere, specialmente dopo, quando loro sono rimasti in 10. Non ci sono alibi per la prestazione di oggi. Quello che mi dispiace quello che mi fa rabbia è che in casa abbiamo un volto e fuori casa puntualmente ne abbiamo un altro. Questo mi fa arrabbiare, perché comunque lavoriamo molto in settimana per preparare le gare. Sicuramente questa partita non l'abbiamo preparata così. C'è poco da dire, c'è molto da lavorare, testa bassa. In questi casi, per la mia esperienza, non occorre dire nulla, anche perché i giocatori sono anche loro mortificati, a caldo si rischia poi di dire o di fare cose che poi non sono giuste farle e dirle. Quindi riguarderò la partita, riesaminerò gli errori fatti e martedì farò un faccia a faccia con la squadra.